I segreti e i misteri di Lampedusa, troppo bella per essere vera. Vant create site? Find free world prestemesa in plugins. Lampedusa, terra di miti, poeti e cantori. Terra di storia, natura, sapori, colori e profumi. Isola dal fascino esotico. E sì, luogo di approdi, di partenze, di speranze e di sogni infranti, terra di frontiera, persa in mezzo al mare incastonata come una pietra preziosa tra due continenti, non per dividere ma per unire. Lampedusa è tutto questo e tanto altro ancora. Anche se la cronaca degli ultimi tempi l'ha decantata più per le numerose tragedie del mare, di cui è stata e continua a essere protagonista, che per le sue straordinarie bellezze paesaggistiche e naturalistiche. La prima isola al mondo a essere stata candidata al Nobel per la pace, perché lungo le sue coste le parole approdo, salvezza e futuro sono diventate salvifiche per migliaia di pellegrini del mare in cerca di opportunità per una vita migliore. Ma tutti coloro che oggi si avvicinano all'isola da turisti, difficilmente incroceranno lo sguardo smarrito di questi migranti. Incontreranno una comunità in cerca di uno sviluppo sostenibile, in difesa delle tradizioni e la salvaguardia dell'ambiente, conosceranno una natura quasi incontaminata, selvaggia nei suoi più diversi aspetti geologici e morfologici. L'intero territorio di Lampedusa, costituito anche dalle isolette di Linosa e Lampione, rappresenta un complesso di eccezionale valore armonioso in cui si compone, in innumerevoli quadri, una natura inesplorata, agreste e ancora integra. Chilometri di coste rocciose a picco sul mare, rompendosi in cale e promontori, di spiagge sabbiose e bianche, dorate, dalle mille sfumature che accarezzano un mare azzurro e cristallino, dai colori cangianti nei diversi momenti del giorno e nel variare delle stagioni. Lembo di paradiso che racchiude caratteristiche ambientali e biodiversità dei due continenti assai diversi tra loro, Africa ed Europa. La maggiore e la più meridionale delle isole Pelagie, costituisce dal punto di vista geologico un frammento d'Africa. Il suo paesaggio, appartenendo alla piattaforma continentale africana, godibile percorrendo le strade e le caratteristiche tracciere, assume aspetti che ricordano ambienti tunisini e tripolini, di cui una delle più evidenti caratteristiche sono i canaloni, Ouidian, che solcano la costa sul fronte meridionale. Scomparsa la macchia mediterranea, oggi la forma di vegetazione prevalente nell'isola è la gariga steppa, costituita da asfodeli, asteracee e distese di scilla marittima. Alcuni preziosi individui superstiti dell'antica macchia restano gli oleandri e carubi, ed eccezionali esempi di flora rupestre quali la ceneraria marittima, la stapelia europea, tipicamente tropicale, la centaurea caule e la periploca levigata, una liana mediterranea nota agli isolani come la pianta della seta. Anche la fauna ha una evidente impronta nordafricana. Di grande interesse biogeografico è la presenza dei colubro lacertino e dei colubro dal cappuccio, due serpenti presenti nel Nord Africa, e dello Psammodromus algirus, una lucertola localizzata in tutta l'Italia unicamente sull'isolotto dei Conigli. Esclusiva nel suo genere, la spiaggia dei Conigli, dove avviene un fenomeno ormai unico in Italia, la deposizione delle uova della tartaruga marina. Caretta caretta. Ma è lo spettacolo della schiusa delle tartarughe caretta caretta, proprio in questo periodo di estate a sorprendere e incantare i visitatori. Mentre si è in spiaggia a prendere il sole o a fare il bagno è possibile vedere le tartarughe caretta caretta sbucare dalla sabbia.
L'occasione è quella di osservare uno dei momenti più affascinanti e significativi che Madre Natura possa consentire, la nascita di numerose e piccole tartarughe caretta caretta dalla uova della madre, e la loro corsa verso il mare. Un evento che non è prestabilito e fissato sul calendario delle tartarughe di Lampedusa, ma la schiusa delle uova può capitare in qualsiasi momento tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. A fare da cornice ai sorprendenti fenomeni naturali, sono anche i ritrovamenti archeologici come i tumuli circolari e i frammenti di ceramiche preistoriche e dell'età del bronzo nella valle di Imbracola, i muri megalitici ad Aria Rossa, gli avanzi del villaggio ostentinelliano a Cala Pisana, gli ingrottati di origine paleocristiana poi ampliati in età medioevale e moderna a Cala Madonna. Il paesaggio urbano, punteggiato da rare case coloniche di tipo per lo più adamoso in pietra, costituisce un elemento distintivo del centro abitato isolano, pittoresco nella loro vivace policromia. I dammusi, pare siano presenti nell'isola fin dall'epoca della colonizzazione borbonica. In molti casi sarebbero serviti a uso agricolo, come dimostrano i muri a secco per il contenimento della terra. Le costruzioni, almeno la gran parte dei resti riconosciuti a Capo Grecale, Poggio Monaco, San Fratello, Cimitero Vecchio e in altri luoghi, trovano un confronto in un tipo assai caratteristico di costruzione di epoca bizantina, presente nel deserto israeliano del Negev. Questi singolari insediamenti urbani, che per le loro caratteristiche costruttive, per i ridotti volumi edificanti, dimensionati a scala umana e per il valore storico-ambientale di questi manufatti architettonici, costituiscono un felice esempio di inserimento dell'uomo nell'elemento naturale. E ancora la prorompente presenza dell'uomo simboleggiata attraverso la Porta d'Europa, un monumento realizzato nel 2008, da Mimmo Paladino e promosso da Amani e Arnoldo Mosca Mondadori, di quasi 5 metri di altezza, alla memoria dei migranti deceduti in mare. Porta Lampedusa si ispira alla drammatica vicenda delle migliaia di profughi che, affrontando incredibili avversità, tentano spesso e talvolta invano, di raggiungere l'Europa alla disperata ricerca di un destino migliore. Il mare caraibico, i tramonti, le suggestive spiagge e le numerose cale e calette, Pisana e Uccello, raggiungibili solo via mare e ancora Cala Spugna o Maluk, a est dell'isola, la bianchissima Cala Greca, la frequentatissima spiaggia della Gutgia e le grotte di Cala Pulcino, e la poco conosciuta Cala Galera, che si raggiunge passando per Valloni, insenature marine spettacolari, fanno di Lampedusa un'isola dal fascino irresistibile ed esotico. Riserva preziosa da salvaguardare, da Punta Grecale alla spiaggia dei Conigli. Patrimonio naturale di biodiversità dal valore inestimabile oltre 4.000 ettari di costa e mare, dove è vietata la caccia, la pesca sportiva e subacquea, l'area protetta rappresenta uno dei più importanti siti di nidificazione di tutto il Mediterraneo della tartaruga marina. Un'isola dunque la cui peculiarità è costituita esclusivamente dal suo mare. Un mare infinito che si congiunge con il cielo ma soprattutto contraddistinto da acque pescose che permettono la sopravvivenza e anche il benessere degli abitanti di Lampedusa. Gente temprata alla fatica, impegnata notte e giorno nelle acque del limpido mare nell'attività della pesca. Gente dal cuore tenero e longanime che oggi si prodiga anche a salvare vite umane. Una popolazione spesso abbandonata dalle istituzioni, da quei palazzi che dovrebbero avere un'attenzione particolare per queste popolazioni così clementi e di cui andare fieri.
Oggi Lampedusa è all'attenzione del mondo per la sua generosità nell'accoglienza. Spesso i suoi abitanti si sono privati del cibo e del vestiario per soccorrere i naufraghi, che in numero sempre più crescente raggiungono l'isola, dove manca tuttora l'acqua corrente e il medico specialista arriva dal capoluogo della Sicilia ogni due settimane. Donne che inevitabilmente per partorire devono raggiungere la terraferma con disagi psicologici e costi economici non indifferenti. Lampedusa non è luogo ingrato per viverci, ma sono i governi che non comprendono e non si attivano per migliorare nel terzo millennio le loro condizioni di rispettabile vivibilità. Questi sono i lampedusani, ma per i viaggiatori e i turisti è l'isola che è in quanto mitica e meravigliosa. Lembo di terra brullo e vulcanico, quasi lunare, e dal vento di scirocco soffocante, non è periferia, ma è il cuore dell'Europa. È un luogo di rara e struggente bellezza, con gente di rara bellezza, che ti affascina e ti cattura l'anima. Dove vivono le nostre fantasie, che è un'isola solitaria, in un solitario azzurro mare. Lampedusa, terra di speranza e di passaggio. Un punto d'approdo per chi arriva dall'Africa. È la fine di una sofferenza per i migranti, ma spesso anche l'inizio di un nuovo viaggio. Video find app for Android. You can find new free Android games and apps.